Salve a tutti cari lettori, io sono Olga, benvenuti e bentornati qui sul canale. Oggi siamo qui per l'appuntamento, diciamo in calcio d'angolo, con l'autore del mese di febbraio. Un autore del mese veramente molto bello, perché se avete visto il video della settimana scorsa, quello di gennaio è stato un pochino no? In qualche modo, quindi vi invito ovviamente a guardarlo. Invece questo di febbraio è stato veramente straordinario e se tutti gli autori del mese fossero come questi, cioè io sarei la persona più felice del mondo. Quindi direi di non perdere tempo e partiamo subito. Prima di scoprire l'autore del mese, o meglio già lo sapete da un lato perché avete cliccato all'anteprima, però prima di scoprire il libro ecco che ho letto di quest'autore, vi ricordo ovviamente i canali social dove potete seguirmi, il mio sito web www.unalettriceinviaggio.com e di mettere mi piace e attivare la campanellina così da non perdere nessuna novità. Inoltre nel corso delle prossime settimane sul sito web usciranno alcuni articoli riguardanti degli autori del mese che non voglio dire degni di un video, però magari non sono adatti, ecco, diciamo, a un video specifico qui sul canale, ma penso comunque che meritino grande attenzione, perché comunque anche loro sono delle personalità di tutto rispetto e quindi insomma vi invito insomma a seguirmi sul sito web. Prima di scoprire nel dettaglio l'autore del mese di febbraio, vi dico ovviamente quelli di marzo e qui già incominciamo a divertirci, cioè diciamo che gennaio era interessante, febbraio diciamo molto variegato, ma marzo incomincia proprio col botto, cioè io ve lo inizio a dire e noterete veramente che ce n'è per tutti i gusti e soprattutto ho scelto quest'anno molta letteratura italiana proprio per cercare anche di finalmente smaltire un po' quei libri di letteratura italiana che magari dobbiamo studiare per la scuola, non abbiamo granché voglia e invece in questo modo riusciamo un attimo ad essere più motivati. Allora, autori del mese di marzo per le nascite abbiamo Lucio Dalla, Lucio Battisti, Francesco Guicciardini, Valerio Massimo Manfredi, Umberto Saba, Gabriele D'Annunzio, Galeazzo Ciano, Donato Carrisi, Palmiro Togliatti e Vincent van Gogh. Quindi abbiamo due musicisti, grandi personaggi del Novecento come Saba e D'Annunzio, autori moderni quali Donato Carrisi, ma anche pittori come Vincent van Gogh. Per le morti, e qua chi mi conosce già saprà io cosa sceglierò, abbiamo Stalin, Karl Marx, Roberto Murolo, che se vi ricordate ve ne ho parlato anche l'anno scorso perché in quel caso erano i 100 anni dalla nascita, quest'anno sono i 20 dalla morte, Attila, Umberto II di Savoia, quindi l'ultimo re d'Italia, e Elisabetta I Tudor. Quindi anche qui ci si diverte. Come vedrete alcuni autori di cui io vi ho parlato l'anno scorso per un puro caso saranno anche protagonisti di celebrazioni quest'anno, ecco per esempio Enrico Caruso oppure Roberto Murolo, quindi insomma secondo me è molto bello e quasi surreale, no? Il fatto che questa rubrica che è nata appunto con l'obiettivo di omaggiare, di approfittare di anniversari storici per finalmente scoprire qualcosa in più su dei personaggi sia poi così calata nel presente, quindi insomma vi invito a seguirla e non ve l'ho detto, ve l'ho detto in qualche video vecchio, chi mi taggerà usando l'hashtag il mio autore del mese oppure appunto taggando il profilo, quindi mi farà vedere in tempo reale cosa voi state leggendo per il vostro autore del mese, a fine anno potrà partecipare a un'intervista doppia con me dove ci confronteremo sul libro più bello, il libro più brutto, quello che insomma ha riservato maggiori sorprese e così via. Allora, io già ho fatto le mie scelte per marzo, non ve le dico, ma saranno belle, belle, belle. Ma andiamo a febbraio. Allora, a febbraio tra i diversi autori, quali Andrea Purgatori, Franco Zeffirelli, Massimo Troisi, Caruso, Wagner, Goldoni e Molière, io ho scelto un autore di cui conoscevo il nome, ma non la produzione, ossia Georges Simenon, autore belga,
del Novecento, che ho conosciuto, appunto conoscevo il nome, è colui che ha dato vita alla tramite la sua penna al personaggio del commissario Maigret, quindi insomma sempre del giallo noir, che devo dire in futuro mi piacerebbe leggere, però in realtà il libro di cui vi parlo oggi è un libro completamente diverso della sua produzione, ossia Tre camere a Manhattan. Come ho conosciuto questo libro e quest'autore? Allora, qui dobbiamo veramente andare molto indietro nel tempo. Allora, se vi ricordate, che ha più o meno la mia età, quindi intorno ai 25-26 anni, ma anche un po' di meno, tra gli anni 90 e i primi anni 2000 c'era un programma che ogni pomeriggio alle 3 ci faceva compagnia, che poteva piacere oppure no, ossia la Melevisione. Tra i tanti personaggi, molti di noi siamo cresciuti con Tonio Cartonio, alias Danilo Bertazzi, che un paio di anni fa ha aperto qui su YouTube un canale dove ci offre un caffè. Per noi, ovviamente cresciuti con la Melevisione, quel canale è stata la manna dal cielo, cioè in un attimo tutti noi che avevamo più o meno la stessa età ci siamo ritrovati di nuovo bambini e aspettavamo quel video settimanale come se non ci fosse nient'altro al mondo. In uno di quei video, ma non chiedetemi quale perché non mi ricordo, Danilo Bertazzi, parlando della letteratura, parla, se sentite il rumore, mia madre che sta alzando le persiane perché qui inizia la mattinata. Detto ciò, però, in quel video Danilo Bertazzi ci, come si dice, parlando di libri, ci rivelava, diciamo, che uno dei suoi autori preferiti è Georges Simenon e soprattutto questo testo, Tre camere a Manhattan. Dal momento che io, quando devo magari leggere un libro, ci tengo molto in qualche modo, o meglio, mi fido molto della persona che lo suggerisce, perché magari è una persona che io stimo, subito inserì questo libro nella wishlist. E appunto, quando è arrivato Georges Simenon, ho detto adesso leggo questo. Ripeto, non conosco nulla della sua produzione, non conoscevo nulla del commissario Maigret, quindi per me è veramente stata scatola chiusa, ecco, rispetto a quello di gennaio che un po' già sapevo, qui proprio effetto sorpresa, ed è stata una sorpresa bellissima, perché è un testo ma di una bellezza veramente straordinaria. Sono 136 pagine più o meno, che io ho letto in formato elettronico e che il Kindle mi diceva tempo di lettura un'ora e qualcosa, perché ovviamente il Kindle rileva la velocità di lettura, e in realtà ci ho messo comunque 2 giorni, perché è un libro dallo stile così particolare e dalla storia così suggestiva che in qualche modo lo volete assaporare piano piano, non volete subito lasciarlo andare. Vi racconto, ed è anche una storia nella quale un po' mi sono identificata, non lo pensavo. Vi racconto, allora, la storia è ambientata appunto a Manhattan e ci sono queste due persone, François Combi, che è un attore che era famoso in Francia ma che poi ha lasciato la Francia perché la moglie l'ha lasciato con un gigolo, per andare in America e cerca insomma di fare una carriera, di dimenticare il passato ma anche di costruirsi una carriera in America. Dall'altro lato vi è Kay Miller, se ricordo bene il cognome, insomma una donna tedesca, anche lei moglie di un ex diplomatico, con una figlia che vive lontano da lei, che appunto vive anche lei in America, non sappiamo bene come, insomma facendo cosa, ma ha fatto diciamo diversi lavori nel corso della sua vita. Una sera questi due personaggi, per puro caso, si incontrano in un bar. Si incontrano, non si conoscono, in qualche modo però si riconoscono, comprendono che c'è qualcosa che li lega e quindi cominciano a dialogare, non parlano di sé in realtà, parlano di tutt'altro, non parlano del proprio passato e iniziano a bere insieme. Fatto diciamo il primo giro di whisky, vanno via, a braccetto, sempre più vicini ed entrano in un altro bar. Anche lì si ripete la stessa scena, addirittura lei poi mette sulla musica tramite un jukebox che diventa un po' la loro canzone. Anche lì, secondo giro di whisky, escono, continuano a camminare, passano praticamente delle ore a camminare a braccetto, sempre più vicini nelle camere e nelle strade di Manhattan, fino a quando non arrivano in una delle tre camere che vedrà, diciamo, consumare il loro amore. La prima è la camera di un albergo, il Lotus, che è legato anche al passato della donna. Donna più giovane di lui, ma siamo comunque intorno ai tra i 30 e i 45 anni, ok? Quindi diciamo sono tutto sommato coetanei i due. Quindi prima camera d'albergo, secondariamente i due incominciano a frequentarsi, vanno nella camera di lui, una camera comunque molto squallida, però lui in qualche modo mostra a che una parte di sé, no? Mostrare a qualcuno la propria casa, effettivamente riflettete, invitare qualcuno a casa è sintomo comunque di fiducia, di desiderio di mostrare quello che siamo, no? Perché forse la casa, l'arredamento, anche il disordine, no? È parte integrante della nostra personalità. E poi l'ultima camera è invece la camera di lei, o meglio dell'appartamento dove lei viveva con la sua amica,
E quindi insomma i due si ritrovano in questo caso a scoprire invece la vita di lei. Ed è proprio nel momento in cui loro si trovano nella camera di lui e in quella di lei che parlano anche del proprio passato. Sono quindi sostanzialmente due persone, ripeto, due sconosciuti che si riconoscono e che fin da subito capiscono di avere anche un'attrazione fisica molto forte l'una nei confronti dell'altra e quindi senza perdersi in chiacchiere decidono subito di passare ai fatti e di viversi questo amore per quello che gli può dare. A un certo punto, quindi diciamo, le loro giornate passano un po' così, tutti e due però si sentono molto felici, è come se avessero entrambi la sensazione di aver sempre vissuto insieme, e a un certo punto però la donna deve partire improvvisamente perché la figlia non sta bene. Ed ecco che qui emerge la lontananza, la solitudine. Quale, diciamo, modo migliore, forse da un lato, per comprendere se un amore, nato anche magari in modo passionale, possa essere veramente vero, forte, reale. Ci sono tante canzoni, no? Una tra tutte quella di Domenico Modugno che dice la lontananza, sai, è come il vento, ti fa dimenticare chi non sa, no? Ed effettivamente è vero, cioè gli amori a distanza prima o poi, quando accadono, sono comunque la prova del 9. Forse da un lato mi verrebbe da dire che non dobbiamo evitare gli amori a distanza, non dobbiamo bloccarli prima che accadano, ma forse ce li dovremmo vivere proprio per capire se quella persona che abbiamo accanto, anche a distanza di chilometri, sia per noi così importante. Quindi questi due personaggi si ritrovano improvvisamente da soli e proprio perché sono soli si rendono conto di amare l'altra persona. E incominciano a scrivere, lei le scrive una lettera dove gli rivela tutto, gli rivela anche molti aspetti del suo passato, si sentono a telefono tramite insomma queste grandi chiamate intercontinentali e l'uomo però non riesce subito a dirle che la ama. Incomincia anche a essere geloso, incomincia a pensare, dice lei forse in questo posto già c'è stato con qualcuno prima, qui già l'avrà fatto con qualcun altro, questa canzone magari già la canzone che lei avrà ascoltato con qualcun altro. Insomma, la lontananza mette anche in luce il nostro lato più geloso, più morboso di una relazione, no? Perché in qualche modo quando conosciamo qualcuno vorremmo avere sempre l'esclusiva e anche poi forse il controllo su quella persona, diciamo, no? Quindi viene fuori questa gelosia che ovviamente poi canalizzata nei giusti modi può anche essere qualcosa di positivo per una relazione. A un certo punto i due comunque si rivedono, si amano, si rendono conto comunque di amarsi, che la lontananza per loro è stata importante per capire finalmente, per dirsi finalmente quello che in qualche modo non si erano mai detti a parole. E la cosa bella di questo libro è che c'è una frase dove l'autore dice che, o meglio il nostro personaggio maschile, François, decide di accettare, dice io accetto lei per quello che è, senza volerla cambiare, anche col suo passato, per quella che è oggi e per quella che sarà domani. E questa secondo me è una cosa molto interessante, perché di solito nelle relazioni abbiamo sempre la tendenza a voler cambiare l'altro e ci illudiamo che cambiando l'altro saremo magari più felici. E invece una volta mi fu detto che effettivamente se noi ci in qualche modo avviciniamo a una persona, se noi veniamo incuriositi, siamo incuriositi da una persona, è perché c'è qualcosa in quella persona che ci attrae, che quasi sempre è l'esatto opposto di quello che siamo noi. Ecco, quindi se volessimo cambiare quella persona per farla diventare come noi, qualcosa non torna, finiremo un po' anche per snaturare noi stessi, ecco. E quindi questo libro che vi parla dell'amore comunque anche dopo due matrimoni con dei figli, che vi parla dell'amore in età adulta, che vi parla dell'accettarsi per quello che si è, da un punto di vista fisico quanto spirituale e mentale, secondo me è stata veramente una grande lezione, ma il libro è stato in sé per sé una grande rivelazione, perché lo stile di Simenon è uno stile molto scarno, molto essenziale, diciamo, non va molto per i frontoli, va molto appunto all'essenziale, e per me che non sapevo nulla di questo autore devo dire che è stata una vera e propria sorpresa. Voglio leggere sicuramente gli altri testi, quindi quelli diciamo del commissario Maigret, però ecco, iniziare così per me è stata una vera e propria sorpresa. Non vi so dire se finirà nel podio questo libro, dobbiamo vedere, però io credo che nella top 10 ce lo farò entrare, perché è stata la rivelazione dell'anno, almeno per adesso la considero come la rivelazione dell'anno e come la dimostrazione che la rubrica dell'autore del mese, come vedete, riserva sorprese. Quindi se vi buttate col giusto animo, se provate a superare i vostri limiti letterari, cinematografici, discografici, magari troverete il nuovo autore che vi appassiona, il nuovo artista che vi donerà delle emozioni, oppure il nuovo film che magari parla proprio di voi.
voi. E quindi, insomma, fatemi sapere se anche voi avete letto qualcosa di quest'autore, se vi è piaciuto, se avete altri titoli da suggerirmi molto volentieri. Io vi ringrazio per l'attenzione, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!